Sono stati scoperti più di 500 stranieri che incassano la pensione e poi tornano al loro paese. Ma come funziona? Questi 500 casi appena scoperti sono stranieri che arrivano all'età di 66 anni e accedono alla pensione sociale. A questo punto la pensione sociale è di 450 euro al mese, tredicesima compresa. Cosa fanno? Tornano al loro paese e c'è qualcuno in Italia che gli manda là, magari col Moneygram, magari con quei modi per trasferire i soldi, gli mandano là la pensione per 4-5 anni fino a quando c'è poi una verifica e si accorgono che non sono più in Italia. Infatti la legge dice che uno straniero può accedere all'assistenza se ha 66 anni e 7 mesi di età, se risiede in Italia e se ha il permesso di soggiorno da almeno 10 anni. Però se l'immigrato se ne sta per più di 30 giorni all'estero, l'assegno andrebbe sospeso. Ma non sempre accade e succede che alla fine, come succede, le indagini portino a scoperchiare casi eclatanti. Ci sono residenti ad Ancona che erano 182 residenti ad Ancona che erano tornati al loro paese, Albania, Marocco, Polonia, Macedonia e via dicendo, senza comunicarlo all'INPS e così hanno continuato a percepire la loro pensione. Poi ci sono altri casi, altri 36 scoperti dalle fiamme gialle a Sabauda per un totale di 340 mila euro che sono tornati nei loro paesi di origine.